mi è stato allenato per Giovanni Antonietta, Renzi Michele, Betti Paolo, Spadavetti Nicola, Gerardi Bruno, Francesco Gianluca, Maduro Grandi, colpevoli di reati a cui si era già sentito, e riconosciuto il concorso formale tra reati di Bracco B e tra reati di Bracco C. Il processo agli imputati Renzi, Betti, Spadavetti, Gerardi, Francesco e Maduro, la circostanza primaria del risarcimento del danno l'articolo 62 numero 6 del codice penale condanna giustamente al denaro alla pena di anni 12 di reclusione, due anni 3 per il reato di capo A e anni 9 per il reato di capo B. Scegliò l'Antonietta alla pena di anni 8 di reclusione, di due anni 4 per il reato di capo A e anni 4 per il reato di capo B. Spadavetti Nicola, di Narcisco Gianluca alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno. Betti Paolo e Maduro Grandi alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ciascuno. Renzi Michele e Gerardi Bruno alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno. Letto l'articolo 535 del CGT condanna gli imputati sui imputati al pagamento delle spese processuali, la messa a giornale e cercherò la permessa anche al pagamento delle spese di custodia a operare a sé. Letto l'articolo 29 del CGT dichiara la messa a giornale e cercherò la permessa gli interventi dei pubblici uffici per la durata degli anni 5. Letto l'articolo 530 del codice procedura penale, assolve Saulino Vittorio, Paolo Riccardo, Fornaci Massimo Giulio, Sorrentino Antonio, Maglietta Michele, Castellucci Giovanni, Penna Marco, e altri sono semplicemente assistiti per non aver sentito. Letti gli articoli 538 e seguenti civili, condanna Cerriola Antonietta al risarcimento nella misura del 30% del totale e danni subiti da parte civili costituite, Saraggiuni Marco, Sassotto Parta. Nonché al pagamento di una professionale che avrebbe costituito a 10.000 in favore del San Antonio di loro che si è stata la riduzione delle spese di costruzione della rappresentanza affrontata dalle brigate parti civili che lui da professionale di loro 4.000 o 3.000. Condanna Renzi Michele, Renzi Paolo, Padaletta Nicola, Gerardi Bruno, Francesco Gianluca, Maduro Grandi, che responsabili civili allo stare per dare 7 anni solito al risarcimento nella misura del 40% del totale gli anni subiti alla parte civile e la metà della campagna, nonché al pagamento di una professionale di rete esecutiva di euro 20.000 in favore della stessa e al pagamento di spese di costituzione e rappresentanza per la della parte civile di liquide in euro 2.000 o 3.000. Chiara la falsità del modello TT2100 relativo alla gestione dell'auto distribuito dalla cancellazione. Dispone di sequestro della restituzione agli aventi diritto e seguire il diritto delle bandiere di pressi del fondo di sequestro, l'area di Cintana del 60 della tappa lunga, del vitto dell'autobus e dei pezzi meccanici del possesso di sequestro della vettura con il sequestro. Poi la confisca di istruzione dei beni di certa personalità di quale del di sequestro relativa dal 1 agosto 2013 a distruzione del denaro. Dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica di Napoli degli atti relativi alla scrizione del fotografo da Salvatore Vittorio.